i giovani ci chiedono di essere considerati, ci chiedono di essere accolti dalla città, di potersi esprimere, di non trovare ostacoli, chiedono di valorizzare ciò che abbiamo e di investire su ciò che manca, ci chiedono impegno. E pensando al successo che hanno avuto, straordinario, bellissimo, le lezioni di storia all'Odeon, i ragazzi mi hanno in tanti citato i festival organizzati dalle altre città, il festival di Trento sull'economia, i festival di Genova sulle scienze, quello di Mantova sulla letteratura, e mi hanno detto, io glielo ho un po' suggerito perché avevo una deformazione, mi hanno detto, ma noi che abbiamo l'Istituto Universitario Europeo a Fiesole, l'unica università che è finanziata dalla comunità europea, perché non facciamo qui il Festival dell'Europa? Ad esempio, già dall'anno prossimo, un momento di apertura di massa alle tematiche di discussione su questa grande avventura che è l'integrazione europea. Mi chiedono di usare meglio, anzi di usare, diciamo la verità, il polo scientifico, il nostro, che è il secondo in Italia per qualità della ricerca e per didattica. Innanzitutto levandolo dall'isolamento laggiù nella piana, perché veramente non ci si arriva con niente. Io però, voglio dire, ripartirei anche da ciò che ci abbiamo in centro. Abbiamo il museo di storia naturale più antico d'Europa, la Specola, tappa obbligata dei nostri bambini dai 4 agli 8 anni. Abbiamo il Museo della Scienza, che riaprirà completamente quest'anno, il CERM, laggiù a Sesto. Cioè, pensare a come utilizzare tutte le ricadute di questo sapere scientifico. La finalità espositiva, la trasmissione delle conoscenze alle imprese, la formazione scientifica delle nuove generazioni. Allora io amerei una città che si apre, perché ancora c'è la possibilità, all'ingegno, che offra magari ad esempio borse di studio, soggiorni di studio per artisti che poi donano alla città queste opere, ma che però dà al mondo occasioni per tornare a vederci, non vederci una sola volta, per verificare il cambiamento. Perché guardate, un grande evento o una grande opera fine a se stessa non serve, ma una diversa apertura mentale che diventa un'abitudine stabile e che offra ai nostri ragazzi più giovani un'identità diversa da quelli dei guardiani di un museo. Splendido, sì, ma è sempre un museo.